Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Arte Rivista. Leonardo da Vinci al suo tempo animò con spettacolari opere e invenzioni la città di Milano, che fino al prossimo 22 settembre gli rende onore con la mostra immersiva Leonardo da Vinci 3D presso la Fabbrica del Vapore. Tra realtà aumentata e ologrammi, la mostra batte i tradizionali confini delle esposizioni, immergendo i visitatori con luci, immagini e suoni nell'universo leonardesco, dalle macchine ai più celebri dipinti. Ecco il promo della mostra. Il mondo di Toulouse-Lautrec va in scena alla Villa Reale di Monza. Fino al 29 settembre si potranno ammirare manifesti, litografie, illustrazioni, contributi video e fotografici assieme ad arredi d'epoca che porteranno i visitatori indietro nel tempo, all'epoca della Ville Lumière e della Parigi di fine XIX secolo. In una parola, un'intera epoca di immagini. Riviviamola insieme con il video dei nostri amici di Arte Esplorando. Il pittore francese Henri de Toulouse-Lautrec era un nobile con il titolo di conte. Ciò nonostante, Lautrec rifiuta il sontuoso stile di vita legato alla sua condizione per fuggire nella periferia parigina, tra pittori, ballerine, poeti e prostitute. È a lui che dobbiamo le immagini più vivide e autentiche della Parigi rumorosa e allegra negli anni della Belle Époque. Toulouse-Lautrec diventa presto uno dei personaggi più popolari negli ambienti bohemien della capitale, bevendo assenzio e ammirando le ballerine di cancan negli affollati locali notturni. Toulouse-Lautrec è alto solo 1,5 metri a causa della picnodisostosi, una grave malattia delle ossa che aveva portato il giovane Henri a sviluppare un busto da adulto su gambe di fanciullo. Oggi questa malattia è conosciuta anche come sindrome di Toulouse-Lautrec. A 18 anni Henri diventa allievo del pittore francese Fernand Cormon, che però pare non apprezzare il disegno e la caricatura, tecniche nelle quali eccelle il suo giovane allievo. Nello studio di Cormon, Lautrec diventa amico di Vincent van Gogh, soggetto di una delle sue prime opere. Per difendere l'onore di van Gogh, Lautrec sfida a duello il pittore Henri de Greux, reo di aver insultato l'amico. De Greux non accetterà di battersi, preferendo porgere scuse pubbliche a Vincent van Gogh. Nel 1884 Toulouse-Lautrec si trasferisce nel quartiere di Montmartre, dove apre il suo atelier. Si innamora del Moulin Rouge, diventando un ospite fisso del celebre locale.
A questo storico luogo sono legate alcune delle opere più celebri di Toulouse, come Ballo al Moulin Rouge. L'artista trascorre molto tempo nella Maison di Rue des Moulins, ritraendo le sue prostitute nell'intimità di tutti i giorni, tra un lavoro e l'altro. Le ragazze presto si affezionano a quel tipo strano, basso, simpatico e sensibile, l'unico che le considera donne, e non solo donne di piacere. Grazie al consiglio di Van Gogh, Toulouse-Lautrec si appassiona alla xilografia giapponese, influenza che si percepisce nella creazione dei suoi famosi manifesti pubblicitari. Il più celebre è quello realizzato nel 1891 per il Moulin Rouge. Toulouse-Lautrec è considerato un artista post-impressionista. Degli impressionisti conserva la capacità di rappresentare la realtà così come viene colta dall'occhio dell'artista, ma si differenzia da loro per una componente emotiva e personale, che anticiperà l'espressionismo. Toulouse-Lautrec morirà a 37 anni a causa della sifilide e dell'alcolismo, un problema che lo accompagna fin dalla giovane età e da cui più volte proverà a fuggire senza successo. Lascia in eredità 31 manifesti, 350 litografie e oltre 600 dipinti, che rappresentano il cuore di un'epoca a cui spesso guardiamo con curiosità e malinconia. Occupiamoci ora di libri con Il ragazzo leone di Sonio Lumati. La storia di un sogno, quella di Primo, che in una notte di sconforto si ritrova risucchiato in un'avventura insieme al suo pupazzo Malcolm. Un viaggio tra animali fantastici, incontri paurosi ma anche commoventi. Un libro che ci parla del dolore di chi si sente fuori posto e del bisogno di essere un po' supereroi anche nella vita di tutti i giorni. E di un'altra incredibile avventura, ma stavolta tratta da una storia vera, parla il film Un viaggio a quattro zampe. Diretto da Charles Martin Smith e tratto dal romanzo bestseller di Bruce Cameron, racconta l'emozionante e commovente avventura di Bella, un cane che affronta un viaggio lungo 600 km per ritrovare il suo padrone. Vediamo il trailer. Vuoi un minuscolo pezzo di formaggio? La prima cosa che ricordo è Lucas. Sembra che tu le piaccia. Forse è un segno che debba portarmela a casa. Ciao mamma, credo che la chiamerò Bella. Giocavamo a palla e anche a non mordere le scarpe. Non mordere le scarpe. Era il suo gioco preferito. Bella, è solo neve. Avevo una famiglia fantastica e un posto da chiamare casa. Scoiattolo, scoiattolo, scoiattolo! Mi ero persa. Ehi, c'è un cane. Forse ha bisogno di aiuto. Ed ero molto lontana da casa. Come ti chiami? Sophie? Sedi? Bella. Bella, brava cagnolina. Il mondo era più grande e pericoloso di quanto avrei mai potuto immaginare. Quel cane l'ha salvato. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. Ehi, guarda, un doggy bag! Ho scoperto che ogni sfida incontrata, ogni paura affrontata, mi portavano un passo più vicino a casa. Gli animali domestici sono ormai parte integrante delle nostre famiglie. In Italia il numero di animali domestici ha pareggiato quello degli abitanti e una proposta di legge definisce anche le regole per la loro sepoltura o per la dispersione delle ceneri quando vengono a mancare. Sono decine ormai i cimiteri che accolgono i resti dei nostri animali da compagnia e i costi non sono proprio economici, un vero e proprio business da 130 milioni annui. Tutti gli approfondimenti nel servizio di ADN Cronos.
Sono sempre felici di vederci, sanno come esserci vicini nei momenti più difficili e in cambio chiedono solo acqua, crocchette e affetto. E noi dai nostri animali domestici non vorremmo mai separarci. Eppure prima o poi quel momento arriva. Cosa fare allora? Cosa prevede la legge? È possibile seppellire Micio e Fido in un cimitero? La risposta è sì. Peraltro, recentemente la Regione Marche ha dato il via libera ai cimiteri per animali di affezione. Lo prevede infatti una proposta di legge approvata dal Consiglio regionale per iniziativa della Lega. La legge detta criteri e disciplina le modalità per realizzare cimiteri dedicati agli animali di affezione, sia da parte di enti pubblici, sia di associazioni private o da privati cittadini con confini comunali o intercomunali, ma anche nel nostro giardino di casa. Tre sono le possibilità: o fare lo smaltimento senza restituzione delle ceneri, che è la procedura, diciamo, di quella più attuata. La seconda possibilità è quella di fare la restituzione delle ceneri, che hanno normalmente dei costi maggiori. La terza possibilità è quella della sepoltura nei cimiteri, dove ci sono normalmente dei contratti di 4 o 5 anni. Queste sono le tre possibilità esistenti al momento. Ma chi pensa che il cimitero per animali sia un prodotto dei tempi moderni si sbaglia di grosso. Il cimitero più antico d'Italia, quello di Roma, aprì quasi un secolo fa e sta per compiere 100 anni. Come si chiama? Casa Rosa. Tutto è cominciato con la gallina di Mussolini. Nei tempi antichi, nelle fiere davano dei pulcini colorati e ai figli di Mussolini, Bruno, Vittorio e Romano, gli hanno dato questi tre pulcini. Due sono morti subito e una è diventata la compagna dei giochi di questi ragazzi. Poi purtroppo passato il tempo, è morta anche questa gallina. E Mussolini, dato che era cliente di mio padre, chiese a mio padre, che aveva un pezzettino di terra, di seppellire questa compagna di giochi di questi ragazzi. E così la voce si è sparsa e è cominciato il cimitero degli animali. Sono tanti comunque i cimiteri privati e convenzionati che accolgono i resti di animali da compagnia, in particolare cani e gatti, ma pure conigli, tartarughe, uccellini, criceti, cavie e eccezionalmente anche esemplari di altre specie, da un leone a un'alpaca. I servizi offerti comprendono ovunque bara, sepoltura e lapide. In alcuni camposanti per quattro zampe e pennuti si provvede anche alla cremazione, alla fornitura delle urne e alla dispersione delle ceneri. E poi ci sono gli optional, come la consulenza psicologica. La domanda di posti dove conservare le spoglie dei nostri pets è poi in crescita e la clientela è eterogenea per età, estrazione sociale e possibilità economiche, nonostante i costi siano alti, come denuncia l'associazione AIDA. Possiamo arrivare a spendere 4.000 euro per garantire una degna sepoltura a un nostro amico peloso in un cimitero per pet. I prezzi sono meno esosi in città come Milano e Roma, dove si possono toccare i 3.000 euro, cifra che comprende l'inumazione e una piccola lapide al ricordo. I costi sono relativamente più contenuti per le cremazioni con la fornitura di urna cineraria, soluzione richiesta da un numero crescente di famiglie. Le tariffe vanno dai 200 ai 500 euro, dipende dal modello scelto. Un business di tutto rispetto, in aumento, un giro d'affari annuo che supera infatti i 130 milioni di euro. E con questa notizia è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci.